il 23 aprile 2022 quando, a Kaposvár, in Ungheria, Eva Enger, nota attrice e personaggio televisivo, fu coinvolta in un grave incidente stradale. L'impatto, avvenuto con un'altra vettura, è stato violento e ha causato due morti, gli occupanti dell'altro veicolo. La Enger e il marito, Massimiliano Caroletti, rimasero feriti gravemente. Entrambi riportarono diverse fratture e la showgirl ha dovuto affrontare numerosi interventi chirurgici. Per un periodo, Enger è stata costretta a utilizzare una carrozzina a causa delle ferite al bacino e all'osso sacro. Secondo alcune ricostruzioni, l'incidente sarebbe stato causato da un sorpasso azzardato. Sono rimasta leggermente zoppa, a distanza di tempo, l'attrice, 51enne, intervistata da Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, ha rivelato di essere rimasta leggermente zoppa. E ancora, in quest'ultimo periodo litigo un po' con il mio corpo perché non ho tempo di fare palestra. In vita mia ho sempre fatto palestra anche in maniera maniacale. Dopo ho avuto questo brutto incidente e sono rimasta leggermente zoppa. Ho una forte anemia da debolezza, ma fortissima. In questo momento non sto facendo niente però e si vede. Complessivamente però mi sento fortunata. Perché ha lasciato il cinema hard? L'attrice ha anche spiegato il perché non ha più partecipato a pellicole hard. Ho fatto 5 film e poi hanno montato e rimontato facendone uscire altre cose. Ho smesso. È stata una prova e pensavo che fosse più facile. Non mi sono trovata bene, forse perché io ero madre. Mi fermavano per strada e dicevano che avevano visto tutti i miei film. Io non avevo ancora girato niente.